Sono 204 le donne seguite dal telefono rosa di Piacenza nei primi 10 mesi del 2015. I dati sono stati forniti dalla Regione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre oggi. In totale in Emilia-Romagna le donne accolte sono state 2.884. Oggi in Consiglio Comunale a Piacenza si sono riunite al completo le elette che hanno riflettuto sul problema. Erano presenti anche il prefetto Anna Palombi e la presidente del Telefono Rosa, Donatella Scardi. È vero, c'è questa pressione mediatica, è molto bello che se ne parli, però non dobbiamo dimenticarci che il problema è quotidiano. Quindi il nostro invito è questo, parlarne sempre con molto equilibrio della violenza, ma parlarne sempre, non solo in occasione del 25 novembre. Ed è quotidiano anche l'impegno del Centro Antiviolenza. Ricordiamo di cosa si occupa questo centro. Sì, i centri antiviolenza sono per definizione dei laboratori sociali, li possiamo definire così, perché trattano la violenza sotto vari aspetti, quindi di recupero della donna, di relazione della donna, di metodologia. Cioè la donna che si rivolge al centro non è una donna malata che deve essere curata, è una donna che sta vivendo un certo contesto, quindi l'essere non giudicante, cioè è una prassi che è stata costruita negli anni. Non dimentichiamo che i centri antiviolenza hanno accolto migliaia di donne e accolgono migliaia di donne tutti gli anni, e questo da 20-30 anni. Piacenza sono 21 anni, ma ci sono realtà molto più vecchie di noi. Quello che la nostra legge regionale dall'anno scorso, cioè questa legge quadro sulle discriminazioni di genere, ha proprio evidenziato è la prassi e la metodologia dei centri antiviolenza, ossia siamo stati ritenuti proprio dei laboratori sociali in cui si praticano le buone prassi, ed è per questo che tutti i comuni sedi di centri antiviolenza hanno dovuto ampliare il centro, e dove non ci sono i centri se ne saranno fatti nuovi, sempre con le metodologie dei centri antiviolenza e l'accreditamento dei centri antiviolenza, perché per essere centro antiviolenza ci vuole un accreditamento che è di qualche anno, adesso sono 3, stanno addirittura parlando di portarlo a 5.